Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le testine dello sterzo bulk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte anteriore dell'auto. Appoggia l'auto sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Per cambiare le testine dello sterzo su quest'auto, bisogna rimuovere le ruote per avere un accesso completo al sistema dello sterzo. Non dimenticare di mettere le ruote sotto l'auto. Adesso puoi vedere la testina dello sterzo. Gli elementi da rimuovere sono spesso bloccati. Per facilitare l'operazione, puoi spazzolare e usare dello sbloccante. Fai un segno con un pennarello tra la bielletta e la testina dello sterzo. Ti servirà più tardi quando la smonterai e rimonterai. Usa una chiave inglese da 21 per sbloccare il dado di sostegno della testina dello sterzo. Usa una chiave inglese da 19 per impedire che la testina ruoti. Il controdado serve a evitare qualunque rotazione dei due pezzi l'uno sull'altro, rotazione che potrebbe modificare la geometria del veicolo. Spazzola il dado di fissaggio della testina dello sterzo e spruzzalo con lo sbloccante. Usa una chiave da 19 per sbloccare il dado di fissaggio della testina dello sterzo. Se non hai un estrattore per testine, usa un martello per spingere con un colpo secco il dado che hai appena posizionato in cima alla filettatura. La testina deve staccarsi dal perno. Svita la testina stando attento al segno che hai fatto e contando il numero di giri necessari per toglierla. In tal modo avrai degli approssimativi indicatori quando la rimonterai. Per maggiore precisione, ti consigliamo di misurare con un calibro la distanza tra il controdado e l'estremità dello snodo assiale. Dopo questa operazione, sarà comunque necessario far controllare la geometria da un professionista. Rimuovi il controdado dalla bielletta. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Riavvita il controdado fino alla distanza che hai misurato prima. Prendi la nuova testina. Rimetti in posizione la testina effettuando lo stesso numero di giri che hai contato quando l'hai smontata. Usa una spazzola di metallo per pulire il perno. Poi cospargi di grasso al silicone la parte piatta che sarà in contatto col soffietto dello snodo assiale. Attenzione a non ungere l'interno del cono. Rimonta la testina nel perno. Rimonta il dado fornito col pezzo nuovo e stringilo usando una chiave da 19. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Finisci di stringere il controdado, tenendo ferma la testina dello sterzo con una chiave regolabile per non rovinarla. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i dadi. Nel corso di questa operazione dovrai intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Operazione conclusa.
Ciao, sono Nono di Usedool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo! Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie!